Cascione, sì. Bene il passaggio del turno, bene per quella fiammata importante nel primo tempo con Floriani, Aloi, Merola e la doppietta di Cuppone, molto meno bene la prima mezz'ora del secondo tempo. No, ma avevamo preparato molto bene la partita e purtroppo abbiamo fatto un errore di lettura individuale sulla loro ripartenza, perché sapevamo che dovevamo stare attaccati comunque agli attaccanti e non lasciare la ripartenza, specialmente dalla parte sinistra, dove comunque avevano un giocatore come Janesi che era molto bravo in velocità e sull'uno contro uno. Invece al di là che poi dopo è stato un po' fortuito quel gol, però ci siamo fatti cogliere impreparati subito all'inizio. Però l'inizio del secondo tempo, la prima mezz'ora del secondo tempo, dove il Pontedera vi ha tenuto lì, non riuscivate a ripartire. Lì c'è stato un po' un errore di comunicazione, perché dovevamo cercare di stare più avanti con gli attaccanti, altrimenti sarebbe riproposta la partita come in campionato del secondo tempo, che quando abbiamo sofferto molto, e stasera è stata sulla falsa riga di quella partita lì. Poi ho cercato ho chiesto ai ragazzi di stare più alti, anche se eravamo in una situazione un po' di difficoltà. Abbiamo speso tanto, però stando più alti riuscivamo a limitare un po' il palleggio, e paradossalmente l'abbiamo fatto gli ultimi 5 minuti e siamo riusciti anche a avere qualche occasione, a stare più alti, però dobbiamo capire di più i momenti della partita, perché altrimenti poi dopo si rischia una partita che magari sei in vantaggio senza pericoli di dare un vantaggio grosso all'avversario. L'ultima da parte mia, col senno di poi rifarebbe prima i cambi di De Marco e Franchini, che hanno dato energia e hanno garantito quelle ripartenze che sono mancate? Sì, no, guarda, sono contento per come sono entrati tutti, perché veramente hanno dato un cambio di marcia a tutta la squadra, hanno capito subito la difficoltà del momento e si sono sacrificati subito dal primo minuto quando sono entrati. No, però sono contento anche di quello che hanno fatto in mezzo al campo, Aloy, che comunque veniva da 2 settimane di inattività, e Giorgi, gli ho chiesto moltissimo in fase difensiva, meno in fase propositiva, avevo bisogno che stesse un po' più in equilibrio, ed è stato bravo a leggere la gara. Poi anche lui dopo a un certo punto è calato, perché non aveva più la brillantezza del primo tempo. Studio per il tecnico biancazzurro Manuel Cascione. Beh, naturalmente la domanda la fa Fabio. No, vabbè, io al mister volevo chiedere innanzitutto complimenti per il passaggio del turno, in virtù della prestazione proprio fatta oggi sul campo. Che aspettative ha per questo proseguo dei playoff? Perché secondo me è vero che poi i playoff e la partita secca sono partite che può succedere di tutto, però dopo questa prestazione Pescara può arrivare fino in fondo, secondo te, mister? Ma guarda, non posso farmi condizionare da un secondo tempo dove abbiamo sbagliato più che altro tatticamente, perché sotto il profilo dell'impegno, della voglia di tenere in mano il risultato c'è stata. Poi dopo abbiamo commesso degli errori che questa squadra ogni tanto capita, perché quando si perdono le distanze andiamo in difficoltà con chiunque, stessa cosa viceversa al contrario, quando invece riusciamo a mantenere bene le distanze e lavorare di squadra riusciamo a rimanere compatti, e poi in fase offensiva siamo sempre comunque bravi a creare delle occasioni importanti. Quindi non è un fatto, non possiamo guardare a questa partita e basarci su questa per il futuro, bisogna solo lavorare bene, cercare di capire. La cosa che mi interessa in questo momento, specialmente in queste gare qui, bisogna capire bene il momento delle partite, perché ci sono dei minuti dove bisogna accelerare, altri che bisogna cercare più il mantenimento della palla, e per farlo serve personalità al di là della stanchezza. Ecco, nella gestione del pallone l'abbiamo fatta a tratti. Nella gestione del pallone il secondo tempo, sì, in 30 sì, minuti, sì. No? Quello bisogna migliorarlo, insomma, quell'aspetto. Sì, ma al di là, sì, perché al di là dell'aspetto difensivo, no? Perché comunque c'è anche l'avversario in campo di qualità che magari ti può mettere in difficoltà ogni tanto, però quello che serve è poi dopo prendersi responsabilità in un momento difficile dove una squadra ti attacca perché vuole pareggiare o comunque vincere la partita, bisogna avere la personalità di tenere palla e di non spaventarsi e di non buttarla via, cosa che abbiamo fatto troppo spesso. Massimo, in chiusura, visti
questi tempi stretti per la partita di sabato, facciamo una domanda sulla Juventus Next Generation, perché non è certa la conferenza stampa, facciamo degli scambi di messaggi con Max Mucciante, quindi anticipiamo un po' la Juventus Next Gen, gioventù di qualità. Sì, si affronteranno due squadre giovani, di qualità. È una squadra anche forte anche fisicamente, la Juventus, che è partita male ma adesso ha preso consapevolezza e non a caso ha fatto un grandissimo finale di campionato, quindi dovremmo essere pronti soprattutto sul piano fisico e come ho detto prima, capire bene i momenti della partita e trovare anche la personalità giusta nei momenti difficili e non mettersi in difficoltà da soli.